grande fratello, ero proprio un grande fratello. Viviana Cangiano. Serena Pisa. Oggi 36. Tra 7 giorni 35. Se li fa tu, io. Istintiva, troppo. Passionale, troppo. Verace, troppo. Allora, un po' testarda, un po'. Solare, tantissimo. E cacacazzo, molto. Allora, io qua sono un po' più ferrata. Accogliente, materna, cacacazzo. Ansiosa, ripetitiva, troppo simpatica e aggiungo il quarto, bellissima. Io personalmente non canto sotto la doccia, ma veramente, non canto, che già canto nella vita, ma canto pure sotto la doccia, ma sti pauci magari. No, io c'ho un problema, io canto sotto la doccia, ma soprattutto quando c'è il fondo. Io canto col fondo acceso e sempre le canzoni neomelodiche. E quella che amo di più è Infermiera di notte. Infermiera di notte, capo, torna con me. Si è fissato forza, me mo' fa care. Non son morta mia moglie, sta tentando ogni strada per me conquistare. Allora, il mio piatto preferito è senza dubbio la frittata di maccheroni al mare. Al mare, soprattutto. Crudi, crudi di mare. E bark, tanto. Siamo pop e veraci pure a tavola. Senta qua. Assolutamente fare colazione. Se io non faccio colazione, ragazzi, non inizia la giornata. La Serena di qualche anno fa non poteva non fare subito un grandissimo caffè e 8000 sigarette. Adesso che ho due bambini molto piccoli, faccio una tarantella prima mattina. Totale. È stato sicuramente quello dei blu. Io ero fan dei blu. Vennero alla Rechi, allo stadio Rechi a Salerno. Ci andai con mia cugina e con mio padre che ci accompagnò. E mio padre, per farmi entrare e farmi mettere in prima fila, fece tutto un casino facendo finta che era un tecnico. Vabbè, entrò facendo finta che era un tecnico che lavorava da lontano. C'era mio padre, faceva qua, di qua, Pippo, vai di là, di là. E devo sentire. Capito, così. E tutti quanti lo guardavano e dicevano, visto, sarà uno che lavora qua. Insomma, così. Così lui si prese il posto, mi conservò il posto. Io entrai e andai al posto di mio padre e mi avrete blu in prima fila. L'anno scorso, Frida Bollani Magugni. È un incrocio tra Satana e il Padre Eterno. Fa delle cose con la voce e col pianoforte che viva Dio che ha fatto incontrare un tempo Bollani e Magugni. Concordo. Ero quella del duo Evanesis che non si doveva sposare e non doveva fare figli. Ero io quella. La ragazza triste del centro storico fino alle 5 del mattino, sempre in mezzo a una strada. Invece sono diventata quella che si è sposata prima delle due e ha fatto nel giro di 2 anni 2 figli. E ancora panzana, non ce la faccio più, sono 2 neonati, ho bisogno di tregua. Il mio sogno, insomma, è quello di adottare un bambino, quindi spero di riuscirci un giorno, chissà, vediamo. Aspetta, prima di tutto, celebrity crush, aspetta. Cioè, chi mi piaceva quando era adolescente, dei famosi, già così, ero crush. Ehi, vabbè. Veramente Leonardo DiCaprio quando ci fu Titanic. Quando uscì Titanic, io, così, e Backstreet Boys, capito? Cioè, là stavo, allora, là io. Io avevo un problema con la bionditudine. A me non piacevano i biondi occhi azzurri. Adesso manca a me, però prima, allora, sì. Leonardo DiCaprio adesso si è fatto troppo fresco. Bellissimo. Adesso, però, un po' il brizzolato. Però a me il biondo occhi azzurri, quindi i blu non mi piacevano per questo. I Backstreet Boys non mi piacevano per questo. Guarda che il blu stava uno di colore. Sì, però si è fatto che una da fuballetto e stacchetto. Mentre stava in coppa palco, ora fastidio. Che mi piaceva a me? Vabbè, Johnny Depp. Mamma Carmen. Johnny Depp. A me piacciono questi qua un po' particolari, un po' così. A barba cosa. A barba cosa. Umalessero. A scuola. Sì, al liceo, praticamente. Facevamo il laboratorio di teatro insieme, ci siamo conosciute così, lei stava col gruppo di amiche sue, io col gruppo di amiche mie. E non, insomma, lei che pensava che io fossi un po' una soggettura che stava sempre lì a studiare sui libri, invece non era così, purtroppo. E invece Serena era la scapestrata. No, ma non che pensavo che tu eri la soggettona che studiava troppo. Ah, no? La soggettona, come dire, come... Avete scemo. Vagabunati, eh? Vagabunatelli, Poi abbiamo scoperto che non sei così, ti ho vista a teatro dopo 2 anni dalla fine del liceo. E eri meravigliosamente brava. E lì ho iniziato ad avere una simpatia per te. Eppure io ho scoperto che lei era antipatica in realtà, anzi molto simpatica e molto affine a me, e quindi è così. Ho fatto i meglio risalti in David, ha già portato a mangiare i meglio panini da nottata. Oh no, bella, ti ha già creato i meglio barzelletti. Assolutamente. Ah, Serena. Non abbiamo mai studiato, non al conservatorio, e abbiamo studiato insomma privatamente da alcuni maestri, no? Di canto, di musica, insomma così.
E tutto, e poi il nostro studio è stato, devo dire la verità, quello del palco. È così. La nostra gavetta è lì, insomma, è tutta lì sul palco, sulle tavole di palcoscenico. Ma soprattutto in ristorante, là proprio. In di ristorante. Quella è poi stata la nostra. Al bacio. Quando abbiamo capito di essere un duo? Ma che siamo un duo? Beh, sì. Ah, allora, ho capito adesso. Allora, la verità è che il bello giorno, ma lo posso mai dimenticare. Io me lo ricordo, cara. Era il 26 maggio. Tiene precisa, no? No, io ci tengo a si fare. Mi lascio con un mio ex fidanzato. Vabbè, non volevo dirci, l'hai fatto tu. Basta, voglio dire la verità assoluta. Vai, per vai, la vai. Prima volta con te qui vicino a me. Oui. Me ne scappo di casa con un computer, una chitarra scassatissima, due gonne e due top. Entro in macchina, la chiamo. Sì, non mangio la strada, basta. Vabbè, ma tu fai sempre che sì, stasera tu. No, è finita. Avevamo una serata stasera, ovviamente capirai che non possiamo andare a lavorare. Io e lui devi venire con me. E che faccio a te? Chiedo una chitarra, Viviana, ci provo io. Vieni. E niente, lei venne e iniziamo a suonare insieme. Questa è la verità, così è nato il due Banesis, basta. In comune, tutti pensano che Viviana siamo perfette, che siamo lì a studiare, a fare, non è vero niente. Io e Viviana abbozziamo, siamo a Ronzone. Vabbè, voglio stare a Bracciolo. Esatto, ecco. Questo sì, è vero, che va anche a nostro vantaggio in alcune situazioni, ma come si spiega invece che quando siamo in studio di registrazione, in questo momento, dobbiamo registrare una cosa, ci mettiamo 8 ore, una cosa, comunque, 8 ore, sì. Perché siamo tanto a Ronzone quando invece secondo me molto precise e puntigliose, lo voglio dire. Tre cose che abbiamo in opposto. Io ho un naso gigante, lei è Michael Jackson, io sono un po' olivastra, Viviana ha una pelle perfetta, lucida, tirata, sulle patologie fisiche. A me mi fa male sempre l'ang, a te ti fa male sempre tallone. Una cosa che la mia compagna non sa di me, niente. Non ce ne sono. Impossibile. Senti, se si va nel WhatsApp di Viviana e Serena, andiamo in galera. Punto. È vero. Il momento più divertente fu una giornata in particolare, andammo a fare i passaporti, il visto per andare in Arabia Saudita. E al ritorno Viviana si ferma. Ho parlato a strada a Valmontone, facendo la pazza, lei è il fidanzato che stava dietro, che lavora con noi, ciao Riccardo, che vai a Rainbow. Non ce n'era, devo andare a Rainbow, se no sto faticando ogni giorno. No, io fatico tutto l'anno, voglio in coppa peggiosa. Andammo al Rainbow, prenotammo una stanza a Valmontone alle 5 del pomeriggio, perché io non poi vengo peggiosa. No, tutte le sere vivo questo panico. Entro in scena, sto in scena e io dico, perché non ho studiato la parte? Perché non ho ripetuto il copione? Non so niente. Qualche volta l'ho sognato anch'io, però il mio sogno ricorrente in realtà è fino all'età di 14 anni, eccetera, era il Vesuvio che eruttava. Sogno sempre di stare in una galleria, in un treno e non riuscire più a tornare su. Allora, diciamo che ogni tanto durante la giornata mi viene da pensare a una cosa molto brutta, che prima o poi a una delle due accadrà. E non riesco a fare anche come una cane. E mi devo fermare, perché se penso a quella cosa che un giorno accadrà una delle due, io non so proprio, cioè, io non lo so se riesco ad andare avanti. Se succede una figli. Sì, no, figurati, i figli saranno la mia salvezza. Però se succede questa cosa, io penso che mi hanno chiuso in un manicomio psichiatra che mi hanno sedato. Perché se tu te ne vai, io non so proprio come andare avanti. E va, mi devo fermare, sennò piango e non registro più. Per me è la stessa cosa, solo che non lo voglio dire. Immagino sempre, spesso, il momento in cui io e Serena, per forza di cose, non saremo più insieme, perché prima o poi accadrà, ragazzi. È la dichiarazione più grande, diciamo, d'amore che possa fare a Serena e Serena possa fare a me. Quindi, basta. Cioè, finché è morto, chiudi. Non ci separi, cara. Mamma già fa uno spritz. Finché è morto, non ci separi. Arrivederci.